molte volte. Plinio. Poi ci piglio l'abitudine, è un problema. Buongiorno, buongiorno Plinio. Siamo a Tettuccio di Montecatini, Montecatini Terme, e siamo con l'organizzatore di un evento meraviglioso. 7-8 maggio, Plinio, dicci qualcosa perché ci siamo. Ritorna lo champagne, ritorna lo champagne. E quest'anno, a dispetto di ottobre, ci saranno anche produttori. Finalmente. Finalmente, finalmente, perché siamo usciti anche da questo perioduccio brutto che c'è stato, e anche i vigneron sono contenti di tornare qua in Italia. Poi dove siamo? In un posto meraviglioso, poi vedrete. E tra l'altro questi sono proprio i punti dove si fermeranno, giusto? Dove si esporrà lo champagne, dove si degusterà lo champagne. E pensa, la mattina verrà data l'acqua e il pomeriggio daremo lo champagne, la vera differenza. Certo, ma importanti entrambe, Sì. Molto importanti entrambe. Una fa bene allo spirito, lo champagne, e l'altra fa bene al fisico. Lo champagne poi è... e fa subito festa, perché le bollicine fanno pensare a una festa, ed è quello che sarà, infatti, ripeto, 7-8 maggio. Io volevo chiederti, tu sei un appassionato di champagne, e quindi come nasce questa voglia, questa manifestazione, proprio perché qui? Come nasce questa come cosa? Nasce? Perché mi sono accorto che purtroppo in Italia lo champagne non è tanto conosciuto. Sì, si conosce la parola champagne, viene stappato, però manca quel determinato amore, perché lo champagne parecchie volte viene stappato in fondo al pasto col dolce. Sbagliatissimo, tra l'altro. Oddio, uno può berlo dove, come e quando vuole, però diciamo che si può bere, si deve bere in più situazioni. Poi di champagne, come ben sai, sono di diversi tipi, certo. diversi dosaggi, eccetera, eccetera. Però lo champagne dà tutto pasto, è bello che le persone lo conoscano. Sì, è un vino che costa più degli altri, ma perché c'è molta più lavorazione. I vigneron che parteciperanno a questo evento sono tutti piccoli produttori, giusto? Sono tutti piccoli produttori, e il bello di questa cosa è che mettono un grande amore nel loro prodotto. E poi alcuni di loro, che io ho conosciuto 5, 6, 7 anni fa, hanno migliorato in questi anni notevolmente il loro prodotto, perché appunto loro non sono legati alla qualità standard. Loro cercano sempre di migliorarlo, affinarlo, facendo delle prove. Se vanno male lo bevono loro, se va bene lo mettono sul mercato. Quindi è importante anche dare proprio visibilità a produttori piccoli, e qui noi li conosceremo, degusteremo i loro prodotti e racconteremo anche le loro storie, come nascono, quali sono le loro passioni, i loro desideri, le loro mete. E quindi questa è una grande opportunità per loro e anche per noi e per Montecatini, per tutti noi. Certo. Voglio chiederti un'altra cosa, durante l'evento ci sarà la degustazione proprio in questo posto degli champagne, e poi che cosa offriamo come servizio ai nostri ospiti? Non si può bere solo senza mangiare qualcosa. Avremo degli stand gastronomici, quest'anno avremo uno stand dedicato alla carne, che se ne occuperà l'osteria del maialetto di Monsummano. Ottima osteria. E il pesce che verrà a cura del ristorante Da Lorenzo qui di Montecatini Terme. Un'altra ottima realtà. Abbiamo scelto le cose migliori comunque. Certo, perché a rappresentare un prodotto di qualità come lo champagne servono partner importanti e di qualità come i due ristoranti che abbiamo nominato, e anche una location e una città splendida come Montecatini, che ci sta ospitando di nuovo per questo evento bellissimo. Ma anche perché questi prodotti sono tutti prodotti che hanno un rapporto qualità-prezzo molto più tendente alla qualità che al prezzo. Sì, perché appunto il produttore piccolo tende a mettere più amore, cioè guarda più al risultato che poi al profitto, perché è proprio quello il senso, far conoscere il loro prodotto fuori dalla realtà. Mi fai venire in mente un aforismo, sì. C'era, non mi ricordo chi lo diceva: io bevo champagne solo in due momenti, quando sono innamorato e quando non sono innamorato. La conosco, ma non mi ricordo chi è l'autore. Quindi, siamo pieni di aforismi sullo champagne, ma come quell'altro che diceva: io ho avuto un prete solo, Don Perignon. Padre dello champagne, quello che ha scoperto lo champagne. Poi magari un giorno ne parleremo anche in modo più dettagliato, no? Di come nasce lo champagne, di tutte le storie che ci sono dietro questo bellissimo prodotto,
di grande qualità. Quindi noi vi aspettiamo. Io e Plinio ci saremo. Sì, io sicuro. Anch'io. Anche Alessandra, perché è un amante dello champagne. Assolutamente sì, vi aspettiamo 7 e 8 maggio. Qui. Dalle 15.30 alle 11 la sera.